film che state per vedere è un capolavoro. Lo so che capolavoro è una parola abusata. Oggi qualunque cosa è un capolavoro. Questo film è un capolavoro e come molti dei capolavori del cinema italiano, quando uscì non fu un successo. Questo film è scritto da Agge e Scarpelli, su un soggetto di Mario Monicelli e c'è Mario Adorf che le suona a Nino Manfredi, ma ve le faccio raccontare da lui. Allora io avevo già fatto Nazione Teutonica, ma Ordine Segreto del Terzo Reich, che era un film dove facevo un assassino di serie, cioè un personaggio. Purtroppo, anche forse non è neanche vero. Oggi si scopre che questo assassino, il più grande assassino di massa del tedesco. Io ho 80 e più morti, vittime, non ha ammazzato forse nessuno. Questa era un'invenzione dei nazisti, sì, del regime. E allora quando un giorno, io allora non parlavo per niente l'italiano, e Luigi Comencini mi chiamò al telefono, così parlava tedesco lui. E mi ha invitato di venire per un film con Alberto Sordi, non Manfredi prima, poi era Manfredi, a Roma. Poi sono preso l'aereo, sono andato per quasi la prima volta, diciamo, a Roma, e quando mi vede fa: "Oh, Dio, l'ho preso per Gert Fröbe, io volevo Gert Fröbe". E io ho detto: "Non fa niente, signor Monicelli". Allora fa: "Bravo, un punto per lei". E poi abbiamo fatto il film, purtroppo non parlando l'italiano, sono stato diciamo, doppiato da un... Era stato doppiato da Mario Feliciani, No, no, non era era, lui. no, non credo, era con una voce, un regista, anche, faceva anche un po' cinema e secondo me aveva questa voce, Aveva questa voce di niente. che io non mi è piaciuta, insomma, perché molte volte diciamo, le persone forti hanno una voce più anche alta, così, per me questo sembrava troppo, diciamo, cattivo, ancora con questa. Ecco, così l'ho fatto quasi foneticamente, diciamo, ho preso la parte e poi sono stato doppiato. Il terzo film invece, proprio con Manfredi, ho già potuto doppiarmi da solo, era con Stefania Sandrelli, Io la io la conoscevo conoscevo bene, di Pietrangeli. sì, di Pietrangeli, bravissimo, e dove facevo questo pugile, poi l'ho fatto io. Ogni tanto potevo doppiare me stesso, così, però c'erano anche, diciamo, ruoli come siciliani, era molto Lei, per difficile. essere un tedesco, ha sempre avuto questa bella faccia siciliana. Calabrese, diciamo. Papà era calabrese. Così abbiamo fatto questo film e che dice bene, purtroppo era un bellissimo film secondo me, però era troppo serio per essere una di queste commedie dell'epoca, no? Per me era la sceneggiatura già era bellissima, di Agi Scarpelli, sì. Infatti oggi il film è considerato uno dei capolavori di Mario Monicelli e del cinema italiano, perché poi era un film carcerario, ma una commedia, era un film sulla strada, si scopriva tutto il paese. Cioè, se ci vuole rievocare un ricordo di questa lavorazione, magari. Beh, era un lavoro abbastanza duro, però devo anche dire molto divertente. L'idea, in questo film, secondo me, tante idee. Per esempio, quando prendono il polso, no, per contare un po' questi i Peron guardiani dell'Eglise. che allora c'era Maria Volonté, allora 1, 2, 3, 4, 5, 6. Invece, quando abbiamo girato, poi è fatto davvero questa
evasione, allora uno, due, tre, quattro, cinque, bellissimo, allora tutto che quasi è andato a monte. Ecco, questa è una delle cose, come con Manfredi avevamo visto, fatto veramente delle belle scene, dure anche in campagna, così, vicino al mare. Insomma, era un bellissimo lavoro, devo dire, lo ricordo bene. Gianmaria Volonté, poi come è morto Gianmaria Volonté nel cinema, no? Tutti tanti idee, lo vedrà, ecco, senza parlare di troppo delle cose del film, vedrà il film è pieno di bellissime idee, secondo me. Ecco. D'accordo, io ringrazio per la sua generosità e gentilezza Mario Adorf e devo ammettere che invidio coloro tra voi che non hanno ancora visto A cavallo della tigre. State per scoprire un film clamoroso. Eccellente visione. Grazie di nuovo, signora. Grazie.